Bella a tutti ragazzuoli, oggi ci troviamo qui, praticamente vicino a casa mia Molto semplice Andiamo a fare un po' di scatti Ok ragazzi, io questo posto lo conosco già Sono già venuto a scattarci e sono già venuto a farci degli scatti qua e là Oggi volevo proprio, fare, volevo proprio osservare. Oggi è più che altro una situazione di osservare. La macchina la porto sempre per sicurezza in caso trovassi qualcosa di nuovo. Ma la mia idea è proprio oggi di osservare, cioè guardarmi intorno e capire veramente che cosa voglio andare a scattare, che cosa voglio andare a realizzare, che cosa voglio andare a comunicare con le persone che mi. con le persone che comunque, con voi che comunque vi seguite e volevo appunto dirvi, vedere, farvi vedere proprio il mio dietro le quinte esattamente ok ragazzi si sposta si va adesso si va a fare un'altra cosa molto figa tra l'altro cioè guardate cioè, le due, i due mondi questo qua e questo qui da... Guardate la figata di sta foto. Se riesco a farla è una bomba. Lo giuro, è veramente una bomba. Ragazzi, a me di aver fatto una cassata mettermi soltanto il giubbottino in pelle, ma oh! Fa un freddo porco. E anche se fa freddo la macchina è sempre accesa per scattare. consigli al volo su come prendere i contatti su come arrivare ad avere i contatti perché quello è quello che comunque a noi ci aiuta ci aiuta un sacco consiglio numero 1 fare pubbliche relazioni fare pubbliche relazioni fare pubbliche relazioni perché fare pubbliche relazioni perché effettivamente fare pubbliche relazioni è la cosa che a noi ci dà la possibilità di essere molto più visibili ma senza forzare, nel senso senza eh, dire, ah io sono fotografo, io sono fotografo, io sono qui, io sono là, no. E se comunque esce il discorso, lasciate che comunque il discorso esca per fatti propri. Non, non andate voi a dire, ah ciao, io faccio foto, se ti va scrivimi. No. A meno che non conoscete bene quella persona lì e ci siete amici. Se ci siete amici, easy, potete anche farlo. Tipo andare dal vostro amico di fiducia. Amico di fiducia tra l'altro. Vostro amico di fiducia e dirgli guarda, guarda, senti, io faccio foto, ti andrebbe di fare un po' un passaggio io e te. E vedete poi lui che cosa vi dice? Ok, ho, ridi ho ridisegnato un attimino le luci. Ah, se vi piacciono lasciatemi un like eh, subito. Immediato. Consiglio numero due! Dove quello qua due? Scrivere su Instagram in direct, su Facebook, uh, wherever you want, alle ragazze o ai ragazzi, dipende Il mio consiglio è dirgli, guarda, ehi hey, ciao, guarda, sei un soggetto interessante, ti va se facciamo un passaggio insieme di scatti? Punto Questo è nell'online, nell'offline è come il consiglio precedente Ehi hey, ciao, sei un soggetto interessante, ti va se facciamo un paio di scatti, un po' di scatti insieme così? Quello è good. Consiglio numero 3 ed ultimo consiglio: utilizzare le stories di Instagram. Ragazzi, anche se siete timidi, chi se ne frega, chi se ne frega, anche se siete timidi, chi se ne frega, ma per un solo motivo, a dire la verità: è che le, le, le stories di Instagram sono molto dirette. Nel senso, che io vedo subito vedo subito cosa mi stai dicendo, no? Fatene poche, ma giuste. Perché? Perché, uh, dalle, di, dalle stories di Instagram, adesso che il profilo di Instagram dà anche questa possibilità di andare a mettere il, uh, il contenuto in evidenza, quella oh, figata, potete andare a fare una sorta di tra virgolette pubblicità voi stessi, dicendo: Ehi, hey, ciao, guarda, io scatto, vieni con me e ci facciamo un po' di passaggi. Anche da lì potete tro trovare contatti giusti l'importante è crederci ragazzi crederci crederci tantissimo crederci è la chiave di ogni progetto se il video ti è piaciuto metti mi piace qua sotto distruggilo se vuoi e noi ci si vede nel prossimo video bella